com'è cambiato dopo il gol di Lecce la tua vita a Catania? Diciamo, sei rinato dopo 2 anni purtroppo a causa della rodiglia. No, però è sempre stato tranquillo, io sapevo che questa del ginocchio le può capitare a chiunque, mi è capitato a me e adesso è il momento di giocare, no? Penso. Sì. Ti chiedo, inizio campionato sembrava dovessi andare via. Tutti diciamo sempre Barriento sta nostalgia di tornare in Argentina, è vero o no? No, Argentina no, io sì, andavo via di qua, Argentina no. No, non tornava. Puoi comunque sfondare in Europa. In Europa vuoi sì, fare bene? Perché anche in quel momento avevano altre squadre che volevano che io giocasse per loro. La posizione in campo come ti trovi? Tu in realtà hai giocato sempre trequartista? No, quello... Ti va bene giocare a tre? No, perché quello... Se ti dico che mai ho giocato trequartista, sì. Magari nessuno lo sa, però mai ho giocato trequartista. Sempre ho giocato... Sì. Quindi ti va bene sulla fascia sinistra oppure sulla destra? Comunque sì, vuoi rientrare, calciare. Per la destra, per la sinistra ho giocato... Ho giocato avanti nel centrocampo, però mai trequartista. Magari qualche partita è capitato, no? di giocare qualche minuto. Comunque, però ormai la tua condizione fisica al 100% tornata buona, possiamo dirlo. Sì, sì. Ormai sì, guarito tutto, la rodicia. Sì, è normale quando uno non gioca. Ah, ma tu all'Estudiantes, quando sei stato là, giocavi con continuità? Ho giocato, alla fine non ho giocato, ho avuto un problema normale che... Quindi diciamo per questo anche stai rientrando lentamente a Catania? Non c'entra niente. Ok, ti chiedo un giudizio anche sulla prossima partita del Catania. Dura come tutta, sì. Sempre, anche l'Atalanta si vede con una squadra tosta che gioca bene e che fa risultati. Sì.